applicazione di quello che cominciamo già con la seconda sentenza, visto gli articoli 533-535 di Chiara, Mario Lauri Francesca, Stella Cecilia, Forgione Davide, Rinaldi Giulia, Benintende Fabio, Laura Dana, Soldati Patrizia, Roma Claudio, Rossini Dario Silvio, Gianni Luigi, Ferusso Barbara, Novaro Andrea, Ricchetti Francesco, Raviolo Luca, Grasso Davide, Pereira Mattia, Rifazio Luca, Manfrini Silvio, Canessone Ermanno, responsabili dei reati loro scritti ai capi A, esclusa l'aggravante di cui al quarto comma dell'articolo 614 CP, e B, nonché Rinaldi Giulia, responsabile anche del reato di cui al capo E, Laura Dana, responsabile anche del reato di cui al capo G, e Vaglio Laurin Francesca, Stella Cecilia, Forgione Davide, Rinaldi Giulia, Soldati Patrizia, Manfrini Silvio, Cannassone e Mano, responsabile anche del reato di cui al capo H, esclusa l'aggravante di cui al comma 2, numero 3 dell'articolo 615 ter CP, e unificati per ciascuno dal vincolo della continuazione rispetto al più grave reato di cui al capo B, ed esclusa la recidiva contestata a Gianni Luigi e riqualificata quella contestata a Manfrini Silvio, come recidiva entra per penale condanna. Rinaldi Giulia la pena di mesi 8 di reclusione, Vaglio Laurin Francesca, Stella Cecilia, Forgione Davide, Soldati Patrizia, Manfrini Silvio e Cagliassone Ermanno alla pena di mesi 7 e giorni 20 di reclusione, Laura Dana la pena di mesi 6 e giorni 15 di reclusione, Berera Mattia, Di Fazio Ruben e Grasso Davide alla pena di mesi 6 di reclusione, Benintende Fabio, Roba Claudio, Rossini Dario Silvio, Gianni Luigi, Ferusso Barbara, Novara Andrea, Ricchetto Francesco, Daviola Luca alla pena di mesi 5 di reclusione. Condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali. Visto l'articolo 530, assolve Grasso Davide, Pereira Mattia, Di Fazio Ruben da teatro alla scritta al capo C e Vaglio Laurin Francesca, Stella Cecilia, Forgione Davide, Rinaldi Giulia, Soldati Patrizia, Manfrini Silvio e Cagnassone Ermanno da teatro di cui al capo D perché il fatto non sussiste. Visti gli articoli 163 e 175 CP, concede a Vaglio Laurin Francesca, Stella Cecilia, Soldati Patrizia, Rinaldi Giulia, Laura Dana, Fazio Ruben, Ricchetto Francesco, Berero Mattia, Raviola Luca, Novara Andrea, Forgione Davide, Ferusso Barbara, Rossini Dario e Cagnassone Ermanno il beneficio della sospensione condizionale della non menzione. Visto l'articolo 168 CP, revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Manfrini Silvio con sentenza del Tribunale di Trento in data 24/4/2012 ed irrevocabile 19/7/2012. A Grasso Davide con sentenza del Tribunale di Torino in data 27/10/2005 ed irrevocabile 4/8/2009. Ordine alla confisca e distruzione di quanto in sequestro. Dispone la trascrizione al pubblico ministero della trascrizione e udienza in data 28/11/2014 nella parte relativa alla deposizione resa da Davide Falcioni come da sua richiesta. Visto l'articolo 544 CPP fissa termine al 20 aprile 2014 per il deposito dei documenti di sentenza.